Se mi seguite su altri social saprete che io sono un grande amante del PC gaming, anche se per andare contro tendenza faccio il possibile per lavarmi. Infatti ho un PC di fascia alta, gioco con una RTX 2080 Super e in generale mi piace smanettare un po' vicino al PC. Per oggi voglio spiegarmi perché, secondo la mia personale esperienza, spesso preferisco giocare su console nonostante abbia un PC di fascia alta. Ovviamente in questo video farò riferimento sostanzialmente alla nuova generazione di console, quindi PlayStation 5 e Xbox Series X. Io sono Davide, ma voi potete chiamarmi Vix, e se vi va di supportarmi vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale. Ad oggi, quando si parla di confronto fra PC e console, vengono tirati fuori sempre gli stessi temi. È la superpotenza, è il framerate, magari anche giustamente, però non ne posso più di questi discorsi. Con la serie 40 si è definitivamente staccata anche la next gen. E adesso la next gen va a 30 fps, quindi... Allora, è vero, specialmente adesso col discorso di A Plague Tale Requiem e Gotham Knights che vanno a 30 fps sulle console di nuova generazione, si è tornato a parlare dei limiti che possono avere le console in quanto comunque hardware statici, dove devono essere rispettati determinati paletti. Però, che noia ragazzi, secondo me in questo momento storico parlare di prestazioni nel confronto fra PC e console ci distoglie dai veri motivi per cui una persona dovrebbe preferire il PC piuttosto che la console o viceversa, ed è qui anche che mi andrò a ricollegare col discorso del perché spesso preferisco giocare su console nonostante abbia un PC di fascia alta. Un PC. Ora, non so se andrò a dire qualcosa di impopolare, però secondo me ad oggi l'elemento delle prestazioni non può e non dovrebbe essere più l'elemento determinante per preferire una piattaforma piuttosto che un'altra. Ma questo perché ormai, fattualmente, all'interno dei giochi, le configurazioni PC di fascia più alta danno più o meno la stessa esperienza che si ha sulle console di nuova generazione. Cioè, il gap non è più tale da giustificare questa cosa. Ripeto, non dico che non esista, sicuramente per un fatto fisiologico il PC nelle configurazioni superiori appunto resterà sempre migliore, però non è più tale da giustificare l'elemento prestazionale come quello determinante per scegliere una delle due. Spero di non aver fatto un casino con le parole. Chi gioca su console oggi, a parità di gioco, non sta avendo un'esperienza peggiore di chi lo sta facendo su PC con quello stesso gioco. Cioè, ad oggi, l'attuale generazione garantisce sostanzialmente sempre un'ottima risoluzione, sempre un range che in modo dinamico, ma comunque efficace, si alterna fra il 1080p e il 4K, un frame rate che viaggia sostanzialmente sempre intorno ai 60, che è quanto basta per avere un'esperienza perfettamente godibile, e in più ci sono tantissimi dettagli particellari, tantissimi dettagli con texture di risoluzione più alta, quindi diciamo che a livello proprio fattuale, quindi non parliamo di teraflops per favore, tra l'altro non entriamo neanche nel discorso dei giochi competitivi per quanto riguarda il frame rate, perché è un ambito a parte, però tendenzialmente l'esperienza è ottima, anche su console l'esperienza è veramente ottima ed è perfettamente godibile. E sono convinto che tralasciando il discorso di Gotham Knights e A Plague Tale, che comunque non brillano come ottimizzazione, verrà sempre di più favorito il discorso del selezionare se vuoi prediligere la risoluzione o il frame rate anche su console, che alla fine non è una cosa limitante, cioè un compromesso molto buono, perché alla fine se non è un PC al top è sostanzialmente la stessa cosa che aveva a fare smanettando un pochino nei settaggi. Detto questo, ora vorrei spiegarvi perché nonostante abbia quel PC preferisca spesso giocare su console, e questo si allaccia a un altro tipo di discorso, ovvero al fatto che ad oggi, secondo me, la vera scelta tra una piattaforma piuttosto che l'altra dipende principalmente da un discorso esperienziale, e quindi è una cosa estremamente soggettiva e dipende da come la singola persona ha intenzione di viversi in generale la piattaforma su cui gioca. Mi spiego meglio, quando mi sono preso il mio primo PC da gaming, il motivo per cui l'ho preso era ovviamente che volevo vedere questo grandissimo gap prestazionale rispetto alle console su cui ero abituato a giocare sostanzialmente da sempre. E infatti quando l'ho preso sono rimasto molto sorpreso, perché effettivamente i giochi erano molto più fluidi e questa differenza si vedeva tantissimo. I giochi avevano una risoluzione più alta mediamente, avevano molti più dettagli. Tra l'altro il mio primo PC da gaming fu un portatile da gaming, un ROG che era gigantesco, veramente un panettone, ma perché erano i primissimi PC da gaming portatili, con una 1070. E ragazzi, cioè quel PC, ok, era scomodo da portare in giro, però era meraviglioso, lo amavo tantissimo. Ma quando tempo dopo, qualche anno fa,
ho cambiato PC e mi sono fatto un PC fisso assemblato da me, l'ho fatto per un altro motivo, che secondo me tra l'altro è il motivo per cui oggi una persona dovrebbe seriamente pensare di farsi il PC da gaming, ovvero se è appassionata di hardware. Cioè il motivo per cui l'ho fatto è che dopo aver giocato per tanto tempo sul portatile e dopo essermi iniziato a informare anche relativamente alle schede video, alla tecnologia hardware relativa al PC, è andata una cosa proprio oltre al discorso del semplice giocare con performance superiori. È andato proprio un discorso di appassionarmi proprio al lato hardware del PC, e questo vuol dire anche poi anche al lato hardware delle console, cioè almeno interessarmi al lato hardware in generale della tecnologia e del PC in generale. E quindi il bello proprio di montarsi il PC da gaming per me è stato anche questo, è stato proprio vivere il discorso dell'assemblaggio, vivere il discorso della scelta della componentistica, vivere il discorso dell'avere un hardware che conosci bene, che sai sfruttare. Cioè questa è veramente una cosa bella, che però ragazzi, cioè, seguitemi bene il discorso, cioè non è una cosa strettamente legata ai videogiochi, poi è una cosa che si va a sfruttare anche lì. Però, cioè, è una cosa che va oltre, e secondo me ad oggi questo discorso della passione per l'hardware è una cosa che a tanti capita, e spesso si sposta il focus sul discorso del no, vabbè, volevo le prestazioni superiori, ma è un qualcosa di diverso secondo me, perché, ripeto, cioè, se andiamo sul discorso delle mere prestazioni, teraflops, cose del genere, sono sempre relative rispetto alle ottimizzazioni che uno ci va a mettere, rispetto a quello che hai fattualmente all'interno del gioco, e che, ripeto, ormai ha un gap piuttosto basso tra PC e console. Però questa cosa, questo discorso dell'hardware sul PC, è veramente il discorso determinante per farsi il PC, ed è una cosa stupenda. E infatti, quando mi sono fatto il PC portatile e successivamente il PC fisso che ho attualmente, io giocavo tantissimo su PC, giocavo quasi esclusivamente su PC, praticamente mi spostavo su console, vabbè, la Switch e prima ancora il 3DS sono console che non ho mai abbandonato perché sono un grande amante di casa Nintendo, ma penso che ormai lo sappiate. Però in generale su PlayStation, per dire, mi spostavo soltanto in caso di esclusiva che poteva essere giocata soltanto lì. Quindi capite bene che ero veramente, veramente appassionato di giocare su computer. Questa cosa però è cambiata nel tempo e ad oggi mi trovo a giocare molto più spesso su console. Perché questo? Perché è cambiata la mia vita, ovviamente, perché ho iniziato a lavorare, e lavorando è cambiata la mia esperienza di fruizione del PC. Io faccio un lavoro per cui sono costretto sostanzialmente al PC per tutta la giornata, e quando la sera voglio svagarmi non mi va di mettermi di nuovo al computer e avere di nuovo l'interfaccia del computer davanti, perché vedete, vabbè, spesso si dice che la console sia meglio perché plug and play, il PC no. Secondo me, io non sono proprio d'accordo con questa cosa, perché alla fine anche il PC ad oggi, se hai una configurazione specialmente di fascia alta, vai con le impostazioni configurate già automaticamente, oppure spari tutto al massimo e giochi tranquillo, più plug and play di così. Però il discorso è proprio un altro, è che per com'è la mia esperienza ad oggi, lavorativa e poi ludica, io voglio intanto cambiare piattaforma, cioè non mi va di stare al computer ancora. Però immaginatevi questa scena, cioè voi siete stanchi, dopo una giornata di lavoro, ma si potrebbe applicare anche allo studio, magari all'università, ti siedi sul divano, proprio ti spaparanzi sul divano, accendi la console, tidi, e ti esce questa interfaccia progettata per giocare, per stare lontana da tutti i pensieri. Non hai sul desktop icone di cartelle che magari sono relative a documenti di studio, di lavoro, che ragazzi, veramente, cioè, per chi ancora non l'ha provato, magari è una cosa che può sembrare esagerata, ma vi giuro, cioè, è una cosa che fa la differenza. Cioè l'interfaccia, il fatto che la console sia stata progettata per giocare, e quindi è davanti a te anche un hardware e un sistema operativo, un software che puoi utilizzare con il controller senza mai staccare il focus dal gioco, che hai poi queste grandissime icone proprio che ti invitano a premere per entrare nel gioco. In questo momento ho nella mia mente l'interfaccia della PlayStation 5, che secondo me è particolarmente riuscita da un punto di vista estetico, ma anche non solo, anche proprio lo store così ben integrato, pronto a farti giocare. Queste sono cose
che specialmente da un certo punto della vita in poi, cioè da quando inizi a studiare all'università, secondo me, più che da quando inizi a lavorare, poi dipende anche chiaramente dalla singola persona, però sono cose determinanti, cioè è una cosa che fa la differenza e che ti fa godere anche di più del gioco. E arriva il punto in cui, se appunto fai un lavoro molto legato al computer, magari ti cambia le cose, perché tu preferisci letteralmente avere quel minimo di compromesso, cioè il discorso di avere magari non più di 60 fotogrammi o comunque un frame rate che oscilla fra i 50 e i 60 in modo non stabile, ma che ti va comunque bene, perché sai che ti fa godere di più quel tipo di esperienza complessiva rispetto al ristare ancora davanti al computer seduto su una sedia. Quindi il discorso è questo ed è molto complesso, però spero di avervelo trasmesso. Comunque, alla base di tutto, io voglio che sia chiara una cosa, ovvero che io amo giocare su PC, cioè quella cosa non è in discussione, quando posso lo faccio sempre. E voi lo sapete, cioè chi mi conosce sa che io scherzo sempre su tutti, e sui giocatori PC, sui giocatori PlayStation, Xbox, Nintendo, però la verità è che a me interessa molto relativamente la piattaforma su cui stai giocando un gioco. Cioè, mi è veramente indifferente, cioè spesso per un discorso di praticità di portartelo in bagno mi giocherei tutto su Switch, cioè onestamente, anche se devo giocarci a 20 fotogrammi con risoluzione 480p, proprio per un discorso di comodità, quello che stavo dicendo adesso. Però, nonostante ami il PC gaming, io reputo che le console ad oggi siano ancora fondamentali, e forse ora più che mai sono fondamentali, perché rendono accessibile veramente a tutti il gaming. Ma attenzione, non parlo solo da un punto di vista economico, dove ad oggi sono particolarmente vantaggiose, specialmente rispetto alle prestazioni che hanno, però proprio da un punto di vista pratico, cioè da un punto di vista del relax, diciamo, da un punto di vista esperienziale. Ecco, questa è la parola che stavo cercando, perché permettono a tutti, anche quelli distrutti che possono dedicarsi soltanto per quel poco tempo e non possono, non vogliono, anzi, tornare alla scrivania dove hanno fino a quel momento studiato, lavorato, o anche semplicemente che non vogliono dedicarsi più di tanto al discorso dell'hardware, di approcciare i videogiochi in modo immediato. Quindi questa è una cosa estremamente importante. Poi chiaramente ci sono tantissime differenze, cioè poi uno può preferire giocare sulla TV rispetto che sul monitor, e questo vale anche per quanto riguarda il PC, cioè uno può collegare anche il PC alla TV o la console al monitor, o il controller e la tastiera, cioè ci sono tanti elementi di differenziazione che uno può preferire o no. E attenzione, perché io capisco anche il discorso, cosa che ho fatto, di collegare il PC alla TV e quindi dici ok, vivi la stessa esperienza. Non è così, non è la stessa immediatezza, perché comunque poi per navigare nell'interfaccia hai bisogno di ricorrere al mouse e alla tastiera. Cioè ad oggi secondo me la reale differenza sta proprio tutta lì, da come uno vuole viversi l'esperienza di gioco. Cioè il discorso delle performance lo metterei paradossalmente quasi all'ultimo posto nel processo decisionale che ti porta a scegliere una piattaforma piuttosto che l'altra. Devo dire però che con mia grande gioia spesso ho ripreso a giocare anche un pochino su PC, questo perché per motivi lavorativi, cioè di compatibilità dei file che mi mandavano per lavoro, ho dovuto prendermi un MacBook, quindi giocando al PC e lavorando sul MacBook comunque la differenza in realtà si nota, perché magari sto anche in un'altra postazione, ho un tipo di interfaccia diversa e quindi ho anche più piacere a tornare al PC, dove si sono ridotti anche il numero di file relativi al lavoro, e quindi questo mi fa molto piacere. Però diciamo, io spero di avervi trasmesso i motivi per cui secondo me una persona dovrebbe preferire il PC o la console, e il motivo per cui spesso preferisco giocare su console, fermo restando che secondo me in questo momento si sta avviando anche su console il vero processo di next gen. Quindi avevo parlato già in un altro video che magari vi lascerò in descrizione o nelle schede, in cui dicevo appunto che la next gen è veramente partita lentissima e non ha fatto praticamente niente negli ultimi 2 anni. Secondo me questa tendenza sta iniziando a cambiare adesso, in questi mesi si inizia a vedere il cambiamento con God of War sulla PlayStation 5, si spera con Starfield sull'Xbox Series X, e magari voi ditemi anche la vostra nei commenti, e noi ci vediamo a un prossimo video.